Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, siamo qua con questo secondo appuntamento con il nostro Ale Piro su StarCraft 2, missioni cooperative. Ciao a tutti. Ciao Piro, dunque io oggi utilizzerò Swong, te invece usi ancora Io Kerrigan. vado avanti con Kerrigan almeno fino al 15, così almeno finita Giusto, Kerrigan, poi si può l'unica iniziare persona qualcos'altro. seria che cappa i personaggi, infatti c'ha Zagara al 15, poi Kerrigan lo vuole portare lì, invece gioco un po' con tutti a caso. Però vabbè, sono due stili di gioco che funzionano assieme, bene assieme. Dai, iniziamo la partita, vediamo un po' cosa ci capita. Ecco, In sostanza, gli Zerg hanno la priorità, ecco, mettiamola così. diciamo che lui è una persona alquanto votata allo sciame, mentre io diciamo che non dico quello schifo, però preferisco utilizzare altro. Ok, Oblivion Express, quindi dovremmo andare a cacciare un po' di treni. Ci vediamo, no, tanto il caricamento l'ha quasi finito, quindi magari non la tagliamo neanche questa parte. Diciamo che, sì, vabbè, tanto immagino abbiate capito che faccio un po' dei tagli in giro, soprattutto su StarCraft. Allora, la particolarità di Swong, tanto visto che non taglio questa parte, parliamo, è appunto questa trivella che vedete sul dietro. Praticamente, è lì fissa e si può utilizzare le sue spell, che sono abbastanza forti, e in più attacca in automatico. Un'altra particolarità è che appunto non usa assolutamente la bio, ma utilizza solo la mech, infatti non si può neanche fare la caserma. Niente, poi questa missione adesso appena si apre ce la spiegherà il tipo che ce la introduce lui, quindi è inutile che ve la spiego io. Diciamo che avrei preferito farla con Vorazon, che secondo me è molto più facile con Vorazon. Il caricamento finalmente procede. Ci siamo quasi. Comunque assomiglia tantissimo alla missione che si fa in Wings of Liberty su Tarsonis. Ok, siamo entrati dentro. Io ho l'audio come al solito castrato, però va bene lo stesso. Perché secondo me l'audio. Contratto che potrebbe interessarvi. Ecco qua. Amon sta usando la vecchia rete ferroviaria di Tarsonis per spedire un carico sospetto della Möbius. Mi hanno assoldato per togliere di mezzo quei treni, ma non ho il personale adatto. Magari potreste pensarci voi. Che ne dite? E direi proprio di sì. Penso che l'audio lo senta bene solo il capo del gruppo, che in questo caso è lui, non sono io. Quindi. In teoria sto sentendo male anche io, quindi. Ah sì, no, beh, allora niente di che. Cioè, non sento praticamente i suoni di quello che sta accadendo. Solo pochissimo le voci. Dai, che finisce il deposito. Poi andiamo direttamente di fabbrica, vedete? Un Una po' cosa che si è dimenticati di dire la volta scorsa è che non c'è problema se volete costruire sul biostrato, perché comunque tra alleati si può comunque costruire. Esatto, sì, all'inizio avevamo, diciamo, questo timore, infatti lo rimproveravo perché lui è sempre sotto gli zerg, dicevo, cacchio, stai dalla tua parte che poi non so più dove andare, e invece no, non era un grosso problema, anzi un vantaggio perché entrambi gli eroi zerg, quindi sia Zagara che Kerrigan, danno dei vantaggi sul biostrato. Kerrigan, Principalmente Kerrigan sì, piuttosto che Zagara, però. forse addirittura Zagara non li dà, non lo so. Sì, No, poca dalla roba. la velocità probabilmente, qualcosa del genere. Mentre Kerrigan dà proprio dei vantaggi anche di attacco, o forse di velocità d'attacco, no? Di Come velocità te? d'attacco. Sì. Ecco, poi Swong può utilizzare i droni estrattori, quindi ha comunque bisogno di qualcuno che vada a prendersi il Vespene, ma volendo si può spendere 100 di minerali per mandare un drone estrattore a estrarre il Vespene. Esatto, vedete? Che ne dà due a entrambi i giocatori, quindi sia a me che a lui. Quindi, in poche parole, lo posso mettere anche sui loro. Adesso vi faccio vedere. Hop, e adesso arriva il drone anche su. Com'è che si chiama? Non assimilatore? Estrattore. L'estrattore. Perché ha un nome diverso ogni razza. Allora, questo mettiamo giù quello lì. Tanto questa qua è quasi finito. Io andrei subito di armeria. Non abbiamo il gas sufficiente. Andiamo a raccogliere il gas. Ok, andate uno il troppo, ottimo. Potremmo fare un'altra fabbrica invece. Vediamo un po'. Sì, perché tra l'altro non costa neanche gas la fabbrica con Swong. Quindi andateci non piano, andateci in abbondanza. E se finisco le parole al contrario.
Dai, che facciamo la seconda. Perfetto. Serve un altro deposito. Sono abituato a giocare con Vorazon, che i depositi diciamo che sono più facili da utilizzare. Allora, questi mettiamo punti di raccolta lì. Questa qua, numero 3, è la bellissima trivella, che possiamo potenziare quando avete l'armeria. Quindi, oh, è arrivata Kerrigan. Significa che stanno per arrivare i nemici. Oppure una cosa porta all'altra. Eh sì, allora facciamo. Arrivano da te di solito. Sì, in effetti stanno arrivando. Non vedo l'ora di poter mettere giù i depositi automatici. Forse posso già farlo, sapete che non mi ricordo. Dovrò No. ricordare a questi zerg chi è la loro regina. Ok, mandiamo giù Yares. Sì, Ok. sono già finiti. E vabbè, dai. Vado qua sopra a liberare le rocce allora. Bravo, Ok. questa è una buona scelta. Sì, libero anche le tue Ah, beh, se rimangono in vita. c'ho qualcosina. Uno dei treni sta lasciando la stazione. Distruggerlo è il vostro obiettivo principale. Ok. Andiamo giù di questi, dovremo fare di sicuro qualche tank. Allora, qua facciamo subito questo potenziamento appena arriva a 200 di minerali, importantissimo. Diciamo che Swong non è come Karax, ma punta molto su queste abilità, ma un po' meno sulla potenza effettiva delle truppe, diciamo. Facciamo gruppo 5, così almeno le vedo, mi ricordo di averle. Ok. Andiamo giù con le truppe e ovviamente Swong è specializzato nelle torrette difensive. Adesso questo primo treno sarà un pochino complicato perché diciamo che forse effettivamente non ho utilizzato in maniera troppo saggia C'ha le mutalische. l'Ares. C'ha le mutalische lui? Il nemico sta arrivando. Spero che siate pronti. Andate. Bene. Allora io posso attaccare solo il treno, quindi palla fuori te la mutalisca. No, sono finite. Però arrivano da dall'altra parte. Sì, con la guardia dell'ombra a quest'ora era già tutto morto. Abbiamo molto meno DPS. Arrivano di qua. Uno degli obiettivi principali è stato eliminato. Questa non so se sta attaccando. Mi stanno facendo fuori la trivella, che potrebbe essere un grosso problema, effettivamente. Ok. Non capisco perché non stia attaccando, forse perché è in potenziamento. Allora, mettiamo la fiamma blu, la fiamma blu e aumentiamo il danno dei tank, direi, che dovrebbe essere questo qua. Ok. Andiamo qua. Ottimo. Possiamo mettere sotto questo. Poi, visto che noi siamo un Terran, non ha senso non mettersi giù un altro centro di comando. Visto che ce l'abbiamo gratis, mettiamo un po' di gas al secondo estrattore di piro, che me lo sono dimenticato. Bravo ragazzo. E adesso iniziamo a fare qualche tank. Magari mando giusto un SCV qui a riparare questi. Ok, Hanno caricato un altro treno. Assicuratevi che non arrivi a destinazione. attaccano quello in mezzo. Quindi ci mettiamo sulla curva quella in alto. C'è il Sì, modo per appena. segnare sulla mappa, però non mi ricordo come si fa. È quello di fianco alla mappa. Ah sì? Com'è che si fa? Bravo. Bene, vedi? Ok, altri depositi. Abbiamo anche l'Ares adesso, quindi cambia tutto. Primo tank piazzato. Ok, guardate un po' cosa facciamo. Raggio concentrato Boom, ovunque. baby. Ok, tutti morti, ora attaccate direttamente questo. La biomassa del nemico ci fornirà risorse. Ottimo. Ok, ora possiamo mettere l'attacco. Quasi quasi. Continuare a fare SCV perché ora è il momento di trasferirci. Però è Ma il treno lungo sto ancora. treno,
sì. E ci mando giù gli Ares, dai. Ok, Ciao, tiro giù una zampata con Kerrigan, ma giù. sono arrivati altri due tank. Ok. Ok, allora io mi piazzo qua sotto. Perfetto. Avvicino il creep, così almeno ti dà anche il bonus in difesa. Facciamo qualche altro tank e qualche Goliath, perché se arrivano unità volanti almeno le fermiamo. E questo qui è ciclone, ciclone, Thor, Goliath. Mettiamo questo qua del Goliath, dai. Urca, la mia trivella penso farà una brutta fine. Si deve Ma così riparare. si chiude e basta. Ok. Bene. Sembra un po' che non uso Swong, quindi effettivamente sto facendo una figura abbastanza barbina, però va bene lo stesso. Ah sì. Ok, trasferiamo di là un po' di SCV. Ah, no, alla fine non l'ho distrutto. Piro, mandi la tua regina Cos'è? ad attaccare in alto dove c'ho il centro di comando? Perché mi sa che sono morti gli Ares, poi non ho più cambiato nulla. Per favore. Ah, osti. E per adesso arriva il treno, aspettate, liberiamo il treno, poi. Ciao. Sì. Il nemico è nostro. Pam. Oh, bravo. Cioè, chiamo anche i tre tank di difesa perché siamo messi non proprio benissimo. La mia trivella come sta? Niente, C'è anche poca il treno vita. veloce. Intanto, e il treno veloce penso che questa volta ce lo lasciamo andare. Ok. Ah, sti figli di Troia. Mettiamo questa. Riusciamo a farlo fuori questo di qui? Quello sotto penso che sia andato, Porco cane, peccato. che arriva un po' di gente. Il nemico punta contro la nostra base. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere saperlo. Niente, dai, torniamo qua. Allora, 1, 2, 3, facciamo le 3 di qui e tu al posto che mandarle in giro. Ok, questa si è ripresa, ottimo. Potenziamo la difesa. Facciamo qualche Thor. Siamo un po' sotto con i minerali, eh. Comandano due treni per volta. Devono essere disperati o molto arrabbiati. Non so quale dei due sia peggio. Secondo me sono disperati, cosa dici? No, No, vabbè, ma stavolta non stiamo facendo proprio la miglior performance di tutte, eh? Cioè, almeno dalla mia parte di sicuro, perché è un casino davvero che non uso Swong. E infatti stavo dicendo che Swong usa le torrette, quindi dovrei anche mettermi a farle. Allora, dai che mi metto qua con i tank piazzati. Ok, ma c'è anche qualche criptolisca. Sì? Davvero, c'ho questa? sarebbe bello se si potesse fermare anche il tempo. Ok, andiamo quello sotto. Urca, Broodlord. Facciamo così. Ok, in arrivo.
Vediamo se facciamo in tempo ad attaccarlo o meno. Ah sì, che se la, ce la si fa. Sì, penso anch'io perché gli Ares sono molto forti, non li ammazza. La trivella ci dà il suo supporto da lontano. Sterminatele fino all'ultimo. Ok, potenziamo anche l'attacco. Principali è stato eliminato. Ottimo. Non andrai da nessuna parte. Torniamo qua a difendere, a parte che con le criptolische non passa nessuno, però facciamo comunque così. Sì, Però quando sono le muta ma diventa un problema. sono state carbonizzate, tranquillo. Ok, iniziamo a essere abbastanza forti anche con queste truppe qua di Swong. Adesso possiamo potenziare un po' il Thor. Facciamo questo qui. Ok, adesso possiamo permetterselo. Di solito suggerirei di derubare un treno. Allora, facciamo Visto con così. chi 1, abbiamo a che fare, due, sarebbe meglio 3. farlo saltare in aria. Così e così. E qua ne mancano 5, quindi facciamo così e poi facciamo anche questa cosa. 1, 2, 3 e 4. Oh, un po' di gas in più. Perfetto. Ora facciamo un po' di unità in più. Sì, direi che siamo messi bene da quel punto di vista. Questo Attenzione, è calda, capo. È qui. lo posso potenziare, vero, lo facciamo. Ok. I nemici saranno le nostre risorse. Sono sotto attacco. Questo lo muoviamo, se no ho gli Elbat bloccati. Ok, con tutti questi tank vedete che va giù abbastanza facilmente. Il problema sono le unità davanti. Bravo anche il Thor. L'obiettivo principale è eliminato. Allora facciamo un po' di, come si dice, antiaerea. Dire che ce la siamo cavata egregiamente. Ok, allora io mi sposto perché secondo me arriverà un treno veloce, quindi vado giù, ok? Va benissimo. Mi piazzo in questa zona. Provo io a difendere allora. Facciamo qualche torre ancora. Ok. Minerali insufficienti. Attacco in Attacco arrivo. in Siamo arrivo. pronti. No, attacco in arrivo. Allora facciamo così. Piazziamo i tank. Aprili, aprili. Sì, vediamo un po' chi arriva. Tanto per adesso Raggio va concentrato bene. su di loro. Ok, con i Thor e i Goliath tutto quello che passa è morto. Capsula da combattimento pronta al lancio. Bene. Guardate come stiamo sciogliendo questa gente, ottimo. Manderei qua qualche SCV per riparare i nostri amici. No, ci sono due treni contemporaneamente un'altra volta, pensavo. Beh, sopra se mi fai una torretta antiaerea siamo quasi a posto. Sì. Sì. Ti faccio queste. L'antiaerea ho fatto una cavolata, quindi adesso non la possiamo fare. Qua sono andati via quanti urca. Ecco perché non ho SCV a lavorare. I nostri alleati sono Il nemico è sotto fuori combattimento. Attaccate ora. Ok, sono andato un po' nel profondità nella loro base. Spero di non aver fatto troppo una cavolata. ce n'è uno Probabilmente ancora sì, sul invece. corsario inferiore. Vi conviene muovervi se volete farlo fuori. I nostri alleati sono C'è un sotto po' di attacco. micro perché qua ci conviene scappare da dietro. Facciamo così. Ok, Uno degli spostiamoci. obiettivi principali è stato eliminato. Anche questo qua è pronto a cadere. Ci sono sopra dei corruttori che non mi piacciono troppo. Provo ad Ah, c'è il treno attaccare il veloce. treno. Sì, sono qua, vediamo se ce la E arrivo faccio. anche io.
Vai. Sì, Picchia, picchia, picchia! mi è quasi caduto. Ok. Preparatevi, forze nemiche in arrivo. Vengo su da te. Sì, stiamo anche dietro le criptolische che tanto. Sì, sono molto forte, hai ragione. Questi qui, qua non so perché ho tutti questi lavoratori che non ci sono più. Ok, allora qua funziona tutto abbastanza bene. La base principale è che mi mancano le risorse. Però va bene così. Qua, come hai detto te, è inutile stare davanti alle tue criptolische, quindi mi sposto. Sto finendo il materiale da spedire. Ci siamo quasi, comandanti. Ok, iniziamo a rinfoltire un po' il nostro esercito. Penso che arrivino da quella sotto, Sì. Hai detto molto bene. Avrei Guarda, dovuto sì. gestire un po' meglio le torrette, questo sono sicuro. Ok. Sotto i nemici, uccideteli. Vediamo un po' come va questo treno. È l'ultimo, tra l'altro, no? Penso di sì. Facciamolo fuori in fretta. Blue Flame, guardate quanto tolgono i Thor, tolgono tantissimo, ragazzi. Un attacco di 39. Obiettivi principali è stato Ah, ma eliminato. andata. Mancano un po' di Ha ultralischi. battuto. No. Perfetto. Sì, anch'io volevo l'esercito a metà. Purtroppo ci è scappato un treno veloce, ma sono abbastanza soddisfatto perché non l'ho neanche giocata benissimo, ragazzi, perché mi sono dimenticato, per esempio, come si dice, l'officina, quindi non ho fatto le torrette. Swong è fortissimo in altre missioni. Magari ve le faremo vedere la prossima volta. Niente, direi che questo video può interrompersi qui. Spero che vi sia piaciuto. Diciamo un po' senza audio, perché in questo momento io sento semplicemente un attimo di rumore di fondo dal microfono di Piro e nient'altro. Non sento più la musica. Ah sì? Sì, solo quello. No, Scusate. vabbè, ma niente di particolare, solo che non c'è più la musica. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Da me e Piro è tutto, saluta. Ciao a tutti. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.